Il 25 dicembre è un giorno magico che ci fa sentire unite al mondo intero, ma la forza di quel 25 o dei giorni che lo accompagnano deve essere il segno di una nuova vita. E Natale è una natività, una nuova nascita, certo, una nascita di un'umanità. Il Cristo rende nuovo l'umanità, in definitiva l'uomo è nuovo, o l'uomo è vero uomo, quando ama. E allora sia Natale tutti i giorni, anche se il 25 dicembre ce ne ricordiamo insieme per far festa. Sua Eccellenza, io vorrei che lei spendesse qualche parola anche per tutte quelle persone che soffrono, per tutti gli ammalati che magari ci ascoltano dalle varie corsie di ospedali, per tutte le persone che in questo momento ne hanno bisogno, per tutte le persone che hanno perso lavoro, che sono alla ricerca di un lavoro, per tutte quelle persone che dentro stanno veramente male, farle avvicinare comunque al Santo Natale anche loro con un pensiero positivo. Io ieri e l'altro ieri ho avuto la possibilità di visitare ad uno tutti gli ammalati ricoverati nell'ospedale Perrino. Ho incontrato anche medici e infermieri per incoraggiarli, ecco, ad una vicinanza che non sia solo professionale, ma sia spirituale, certo, ed umana. Domani incontrerò gli ammalati dell'ospedale di Mesagna e poi domani quelli di Ostuni. Però colgo questa occasione speciale che mi viene data da questa emittente per entrare nelle case di tutto il territorio diocesano, per dire veramente un abbraccio paterno a tutti gli ammalati o a tutti coloro che soffrono, anche a quelli che soffrono per una privazione di lavoro, per aver perduto il lavoro, augurando che sia soltanto una tregua, una tappa, e che il nuovo anno porti non magicamente, ma porta anche un po' le istituzioni a meglio porsi il problema, per una vicinanza non solo a sostegno di chi lavora o ad immaginare, ecco, nuove prospettive di lavoro, perché l'uomo non è che si identifichi con il lavoro, ma il lavoro è il mezzo per poter meglio esprimere i suoi talenti, oltre che per guadagnarsi da vivere, ecco, con molta dignità. Direi a tutti quelli che godono: sappiate che la gioia è dono di Dio. Per quelli che soffrono, dire: abbiate sempre speranza, perché non è mai detta l'ultima parola. Noi siamo protagonisti della nostra vita, che ci fa passare tra sofferenze e consolazioni. Né dobbiamo illuderci con presunzione quando tutto sembra andarci bene, né ci dobbiamo abbattere quando qualcosa ci fa soffrire. Io la ringrazio veramente di cuore per essere stato nostro gradito ospite questa mattina. Se lei vuole dare così anche a tutti noi presenti in questo momento la sua santa benedizione per un santo Natale veramente pieno di pace, di amore per noi stessi e per le persone che amiamo. Una benedizione che visibilmente io invoco su di voi, con i quali stiamo un po' vivendo questo momento di condivisione, ma anche a tutti quelli che ci ascoltano, in questo Natale che, vorrei dire, ha un senso particolare quest'anno. Come Chiesa noi viviamo l'anno 2009-2010, quindi siamo nel fulcro, come anno del volontariato. Il volontariato non è solo uno stimolo associativo pur per delle opere buone. Il volontariato è un'attenzione all'uomo a cui manca qualcosa, all'uomo che ha una sua sofferenza, a cui si può dare una risposta con risorse prese dalla solidarietà. Ma volontariato non è solo fatto associativo, perché non è di tutti. Volontariato è l'educazione della propria volontà, che è la facoltà del volere compiere un bene, quindi la facoltà dell'amare. Beh, Natale, che è la festa dell'amore, io auguro a tutti voi di educare la vostra volontà all'attenzione all'altro, ed è un bel modo per fare Natale, perché lo stesso Gesù che nasce dice: quello che avrei fatto all'altro,
soprattutto se povero, l'hai fatto a me. Quindi un gesto di amore è un vantaggio per il prossimo ed è gloria di Dio. Con questi sentimenti invoco su di voi la benedizione dicendo: la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e sempre vi rimanga. Amen. Amen. Auguri, buon Natale e buon anno a tutti voi e agli ascoltatori nostri. Grazie, grazie. Ringraziamo veramente di cuore tutti quanti noi Sua Eccellenza Monsignor Rocco Talucci, che è stato ospite nei nostri studi. Buon Natale, buone feste anche a lei. Buon Natale ancora a tutti voi. Grazie, a dopo.